Il Lussemburgo, nazione al centro del vecchio continente, può giocare un ruolo nell'edificazione di un'Europa unita e solidale con tutti, soprattutto migranti e rifugiati. Papa Francesco, nel suo primo intervento alla società civile del Lussemburgo, richiama le parole di San Giovanni Paolo II, che qui venne in pellegrinaggio nel 1985 per rinnovare l'appello a instaurare relazioni solidali tra i popoli. Lo sviluppo integrale dell'Europa passa per la salvaguardia del creato e per la fraternità, sottolinea Francesco, che si rammarica a braccio per la corsa agli armamenti che caratterizza questi tempi difficili. È molto triste che oggi in un paese dell'Europa gli investimenti che danno più reddito sono quelli delle fabbriche delle armi. Francesco parla di fratture e di inimicizie nella vecchia Europa che hanno preso il posto di diplomazia e di buona volontà. Nell'incontro affronta tanti temi, anche quello della denatalità. Visto il percentuale di nascita, per favore, più bambini, è il futuro. Non dico più bambini e meno cagnolini, questo lo dico in Italia, ma voi più bambini. Per poi ricordare che la ricchezza è una responsabilità e non si possono trascurare le nazioni più povere. Per questo suggerisce... Per sanare questa pericolosissima sclerosi che fa ammalare gravemente le nazioni, che rialza i conflitti e rischia di gettarle in avventure dai costi umani immensi, rinnovando inutili stragi, occorre alzare lo sguardo verso l'alto. Occorre che il vivere quotidianamente dei popoli e dei loro governanti sia animato da alti e profondi valori spirituali.